Le ragazze Amaranto pareggiano 1-1 al comunale contro il Lumezzane. Le reti entrambe dal dischetto nella ripresa. Al 61esimo Tuteri fa fallo su Ladu ed è rigore. Basso si presenta dal dischetto e segna. 5 minuti dopo Taddei viene messa giù da un difensore del Lumezzane e così di nuovo rigore. Dal dischetto si presenta Carrazzi. Al fischio del direttore di gara la numero 8 batte rigore mettendo la palla sulla sinistra. Nulla può fare Frigotto che rimane immobile al centro del la porta. Finisce dunque in parità allo stadio Città di Arezzo. Le Amaranto continuano così il loro periodo di imbattibilità. Credo che siano una squadra tosta, ben organizzata e hanno dei buoni principi, spesso simili ai nostri, quindi comunque è stata una partita combattuta e si poteva vincere noi come potevano vincere loro. Io comunque sono contenta della prestazione delle ragazze, si poteva far meglio un po' con i cambi. Ma ugualmente il pareggio secondo me è il risultato più giusto. Primo rigore dalla mia postazione, l'ho visto così e così, però ci sta che possa essere rigore come possa o non essere il nostro, perché comunque siamo sempre da postazione lontani noi mister, quindi quando l'arbitro fischia è così e quindi accettiamo sempre le decisioni e niente, ripeto, sono contenta che comunque la squadra abbia reagito al gol e siamo andati comunque a segnare. Chiaramente mi dispiace perché comunque sono stata io a causarlo, ma diciamo che comunque anche l'arbitro fa parte della partita, abbiamo avuto due rigori per parte, quindi uno noi e appunto uno l'altra squadra. Diciamo che comunque parlando della partita è stata una partita equilibrata, abbiamo giocato entrambe le squadre a viso aperto, è stata una partita penso anche divertente per i tifosi che erano in tribuna e quindi sono comunque orgogliosa della prestazione della squadra. Da parte mia sicuramente questo episodio che mi ha coinvolta mi spingerà a dare ancora di più durante la settimana e domenica prossima per riscattarmi. La partita secondo me è stata molto equilibrata, e abbiamo spinto da entrambe le parti, abbiamo giocato a viso aperto sia noi che loro e quindi abbiamo avuto diverse occasioni da gol entrambe le squadre. Secondo me abbiamo giocato molto concentrate, eravamo lì con la testa e fino all'ultimo abbiamo cercato il gol della vittoria.